Vorrei tanto farvi vedere la mia faccia alle 7 di mattina di questo 10 aprile 2019, giorno di Ajax Juventus, ma ho paura che il video venga eliminato da YouTube perché potrebbe non rispettare le linee guida della community. Sono stanco, stanco, stanco. Ok, dopo aver guardato, no, le partite di ieri, di cui ho già fatto un video anche, posso dire con certezza di essere abbastanza sicuro, quindi veramente lo sottolineo, che il Liverpool sarà una squadra tosta da affrontare nel caso in cui tutto debba andare come previsto. Il Barcellona con il Manchester United è una partita un po' così, perché sulla carta non dovrebbe esserci partita, però questo Manchester potrebbe voler vendere cara la pellaccia. Secondo me non c'è tanta possibilità per il ritorno per quanto riguarda il Porto, quindi mi aspetto un Liverpool-Barcellona in semifinale, mi aspetto, ma sapete chi sono io per dire una cosa del genere. Se sapessi tutti i risultati li andrei a giocare senza ombra di dubbio, diventerei ricco, non dovrei andare a lavorare sempre alle 8 di mattina, che due balle. Però non lo so, Barcellona-Liverpool potrebbe essere una partita strana, così come sarà strano il ritorno con il Tottenham e il Manchester City. Sicuramente non è una partita conclusa con un 1-0, e noi dobbiamo essere bravi a non perdere per strada questa grandissima opportunità, perché poi nella partita secca veramente può succedere di tutto. Però Marco, l'ultima volta che ti ho ripreso mi hai detto che la Juventus avrebbe vinto 5-6 con l'Atletico, non è andata proprio così, quindi oggi te lo richiedo, come finisce con l'Ajax? Guarda, io starei su un politico 0-0 a questo punto. 0-0? Sì. Beh, sei innovativo, cioè da 5-6 a 0-0 vuol dire che la tua idea di calcio si è modificata. La mia figura l'ho già fatta. Fabio. Fabio. Cosa succede questa sera? Stasera? Ecco, guarda, io volevo scommettere sul gol di Chiellini, ma a quanto ho capito non gioca. Non gioca. Non gioca. Però la tua previsione di finale è ancora... Prova. Stasera io vedo un 1-1 sofferto. Ma sai cosa ha detto Marco? Cosa ha detto? 0-0. Fa 1-1, ma sofferto. Però poi ritorno nel prossimo video. Però la finale è al sicuro ancora. Sì, ma la Juve è in finale. Però non sappiamo ancora chi vincerà. Dipende da chi è l'altra finalista. Ma questo lo sapremo nella prossima puntata. Bentancur, bravo su De Jong, elegante l'uruguaiano, tocca per Ronaldo, con distende a destra la Juve, sta salendo gioco Cancelo, arriva pure Bernardeschi, il taglio di Bentancur, Cancelo porta palla, dai, oh, è tornato, oddio buono, e uno, sta all'ultimo, di ogni dominio, di ogni previsione, di ogni grande. Ti ho preso proprio lui. La palla è tripla. Bella. Bella. Questo colpo di testa. Il gol dei portoghesi. Il numero dei suoi gol. È il golau. Clamoroso. Ma niente, contro la maglia fine partito. Sono la nera. Prenda cura, quando ti mezzo al campo. Ma stoppili. Ma perché? Quindi Cancelo che scambia da Davide Neres. Corre, in area di rigore Neres. Torna Cancelo in qualche modo. Neres. Cancia con Neres. Ecco. E fa un grandissimo gol. Abbiamo preso subito l'Ajax. Che sta per stoppare la palla? Perché? Ed è una giocata da brasiliano, non col suo piede, l'errore di Cancelo, ovviamente tecnico di superficie. 40 secondi. Questa palla va a controllare, l'hai messo bene, ma vuole stopparla sulla linea laterale con la suola. Ma di Neres non solo la porta via, se lo porta dietro e quando rientra sul destro. Il calcio di Neres. Dove la mette questo cartellino giallo? Ha fatto un investimento. E l'arbitro mette il fischietto in bocca, manda le squadre negli spogliatoi, finisce 1-1 Ajax Juve.